parlerà Fanta Jay. Dice che non conosce Fanta Jay, è l'ambassador brand di Majestic, conosciuto a livello europeo alla grande, mondiale non lo so, ha fatto tantissimi interventi e porta il nome italiano all'estero da tantissimo tempo, e con onore sono riusciti a portarlo qua, perché tra impegni vari è sempre un casino anche a contattarlo, sì, qua là, un disastro, però ci tenevamo, io ci tenevamo tantissimo, sia perché lo strumento è veramente importante e soprattutto voleva darci qualche chicca. Parola a Fanta Jay. Troppa grazia. Buon pomeriggio a tutti, va bene, io sono Sante e sono il brand ambassador di Majestic da un paio d'anni, cioè significa che sono, diciamo, molto in contatto con Majestic, gli do qualche dritta quando qualcuno si lamenta, do delle indicazioni, insomma lavoro molto con loro, anche a volte a suggerire degli sviluppi sul tool. E anche perché, come diceva Stefano, ci conosciamo con i vertici di Majestic quando Majestic era un tool, diciamo, perfettamente sconosciuto, quindi ho rapporti con persone che, insomma, con cui insieme abbiamo lavorato in questa industria quando veramente si può dire che non era affatto un'industria, ma era un click di poche persone appassionate quasi, ecco, diciamo, del settore. Allora, io mi sono tarato più o meno su 20-25 minuti di intervento per darvi un po' una panoramica per chi non conosce, appunto, cioè chi è che ha già abbonato a Majestic? Ok, quindi siete tutti ottimi prospect da quello che vedo, ok. Infatti sono venuto con la mentalità di avere davanti a voi, cioè di avere davanti a me, scusate, molti prospect, e quindi l'ho impostata questa... Ok, dobbiamo fare così, ecco. Diciamo questa illustrazione di Majestic con questa, diciamo, con questa ottica, ecco, di... Sto a fare questo, si ferma, deve fermarsi. Allora... vi dico un pochetto che cos'è Majestic. Da un tool molto semplice di qualche anno fa, che faceva quasi, diciamo, la conta dei link, cioè Majestic è il più grosso database di link al mondo dopo Google. Stamattina ho visto hanno pubblicato dall'Inghilterra l'aggiornamento del database che conta 2 milioni e 700 mila miliardi di URL spiderate e 700 miliardi di URL indicizzate, cioè spiderate significa che sono state individuate, di questi 3.000 miliardi appena 700 miliardi sono stati, diciamo, esplorati, e i tool sono tanti, chiaramente tutti non li possiamo vedere, e come qui sul sito è riportato, ci sono, diciamo, diversi profili, perché di cose adesso se ne possono fare veramente diverse con Majestic. Oggi, per la nostra chiacchierata di oggi, ci dobbiamo focalizzare, per il tempo che abbiamo, su alcuni aspetti che sono più di natura SEO che di social, di altro, ok? E quindi ho pensato, ci saranno sicuramente delle persone che vorranno capire eventualmente per quale motivo investire 40 euro al mese, perché tanto si tratta di un abbonamento base che fa, diciamo, abbastanza, cioè voi con 40 euro al mese fate veramente abbastanza, cioè avete, diciamo, una location di
se non ricordo male, 5 milioni di link esplorabili, diciamo, su base mensile, 60 report, insomma, è un buon, diciamo, una buona location per quella. Che cosa ci si può fare? Quindi ho pensato tre cose che si possono fare con Majestic, salvo poi rispondere alle domande che mi vorrete fare. Io starò qui, diciamo, fino al coffee break, quindi mi fermo per un po'. Che è offerto ovviamente da Majestic. Ok. Allora, questi sono tutti i tool che sono dentro al pannello e sono veramente diversi, però noi ci soffermiamo su questi due in particolare. Il Site Explorer, che è un po' tipo un browser per fare tutta una serie di analisi e spaziare, no, nel mondo dei link. Si lavora così, cioè io prendo un sito, l'indirizzo principale del sito, che può essere il dominio, un sottodominio, oppure un indirizzo secco di una URL. La metto dentro al sito e Majestic mi dà tutta una serie di operazioni, mi dà tutta una serie di informazioni che sono relative al profilo di linking di quel sito, di quell'indirizzo web o di quel sottodominio. Ok? Allora, primo dei tre, controllo e gestione dei profili di backlinking. Cioè, che cosa significa questo? Quando io, ecco, metto, vedete qui, utilizzo il Site Explorer, quindi metto per esempio, ecco, il dominio di secondo livello, metto, ho messo io, quando ho preparato la presentazione, quello di SEO Joomla, ok? Per Sì, rimanere in potevi tema. pompare un po', però. Non posso, su. Allora mi dà, ecco, mi dà queste, diciamo, questa veduta di insieme del sito, ok? E mi dà questi due parametri che sono quelli più importanti, quello di trust e quello di citation. Cioè sono questi due parametri messi insieme mi danno una specie di valutazione qualitativa simile al PageRank di Google. Dico simile perché, diciamo, ci sono dei distinguo. Però da letteratura che io ho potuto vedere, sì, c'è molta, come dice, molto parallelismo tra i due. E fondamentalmente questi due parametri che vanno da 0 a 100 sono uno una valutazione di, diciamo, di trust, cioè quindi di fiducia. Questo parametro di trust è ottenuto partendo da delle condizioni iniziali. Cioè si sono messi a tavolino e hanno deciso che i siti di assoluta, come dire, di assoluto trust sono svariate migliaia. Più mi allontano da questi siti, cioè in termini di link parliamo sempre, quindi più sono vicino a questi siti di trust, che se ho dei link diretti sono altamente trusted, più mi allontano, però ho dei legami in qualche modo perché il web è grande e i siti si linkano tra di loro, più scorre verso di me questo valore di trust, più sono lontano da questi siti peer, diciamo, no, di trust, più è basso il mio valore di affidabilità, il mio valore di trust. La citation invece è proprio quella, cioè di citazione, cioè si parla di quantità, cioè di quante volte sono stato citato in termini di link, quindi quanti link ho al mio corredo, quanti sono i link che ho in ingresso. E questi due numeri insieme, quando li guardo, come il veterinario che guarda la bestiola, devo essere attento che questi due numeri siano in qualche modo correlati tra di loro, cioè avere 17 di trust e 20 di citation è buono. Sponsor, è buono. Fateci un applauso, dai. E devo dire che spesso non è così facile trovare siti che abbiano quasi lo Sì, lo so che non è stesso. facile avere sempre il sito così. Tra i 17 e 20 sono molto molto vicini. Non bisognerebbe scostarsi troppo e avere, diciamo, il valore di citation che supera del 40-50% quello di trust. Quando
quando succedono queste cose, cioè che avete molti link in ingresso, ma di basso trust, significa che state pescando nel torbido. Ok, e quindi subito lì magari lo sanno pure. Lo sanno, però qui gli si dice che stanno pescando nel torbido. Altro elemento importante è questo qua, invece, che è un'aggiunta recente, che è il topical trust. Cioè, non solo adesso è possibile vedere che livello, qual è il livello di affidabilità e diciamo quante volte, cioè il quanto di questi link, ma anche riusciamo a vedere come sono, a quale categoria tassonometrica appartengono. Cioè, riesco anche a capire come sono visto, chi è che mi sta linkando. E questo lo sapete che è importante, perché se tratto... diciamo che qui, ma qui già c'ha, no, qui già magari c'ha un senso. Ci ho pensato a questa cosa invece, però c'ha un senso, perché io magari posso avere dei credits da un sito che fa e-commerce, per esempio. Però se io, non so, faccio scarpe e c'ho un sacco di link invece da chi è da siti di meccanica o da informatica, allora probabilmente questo potrebbe spiegare il motivo per cui, nonostante il fatto che io abbia link tutto sommato decenti, non mi posiziono bene invece in SERP per la mia, cioè per il mio sweet spot, per le mie keyword importanti, che invece trattano le scarpe, ok? E questo, diciamo, è una prima considerazione. Seconda, invece, sono aspetti più legati a discorsi di hacking proprio, cioè di problematiche relative alle vulnerabilità di un sito. Qua si sta parlando di un framework, no? E sappiamo che ci possono essere delle problematiche, cioè me lo possono rompere, faccio male il codice, faccio qualche cosa di sbagliato, il programmatore mi combina qualche guaio, mi entrano nel sito. E io da qui adesso vi faccio vedere come potete vedere che cosa sta succedendo, cioè come fate a capire che cosa vi sta succedendo. E questo si fa nella seconda metà di questa videata qui, e se io potessi virtualmente, diciamo, scorrere con il video, andrei giù e vedrei questa parte qui, che è, diciamo, la visione d'assieme. Nella visione d'assieme, in particolare, mi interessa vedere questa videata qua, cioè lo split dell'anchor text, cioè chi mi sta linkando e con quale keyword mi sta linkando. Ok. E da qui io... adesso vi faccio vedere che cosa riesco a vedere. Perché dico questo? Perché da qui mi aspetto, diciamo, un certo tipo di corredo di parole, no? Che mi linkano. Quando un caso recente, questo è tratto, diciamo, da storia vera, analizzando il profilo dopo in fase di audit, mi sono accorto, appunto, di avere questo split piuttosto particolare. A voi, guardandolo, uno penserebbe che si tratta di un sito che vende le magliette, e invece no, questo fa database NoSQL. Quindi, ecco, da qui che cosa è successo? È successo che loro sono entrati in una specie di link wheel a loro insaputa, cioè gli hanno rotto il sito, sono entrati e gli hanno inoculato all'interno del sito delle pagine che avevano, appunto, diciamo, non ricordo quante, ma 20, 30, 40, 50 pagine, tutte scritte, diciamo, in maniera automatica, che avevano queste keyword qua. L'obiettivo al centro era un money site, cioè questo qui, che si era posizionato per quelle keyword.
si posizionava bene, cioè si posizionava dalla prima e la seconda posizione. Tanto chi fa queste cose sa che queste robe si bruciano, no? Perché ci si arriva ancora con queste tecniche a fare, ad avere ottime posizioni. Il problema è la vita, l'aspettativa di vita. Ma anche, come mi diceva qualcuno che lavora nel poker qualche mese fa, la prima posizione su alcune keyword nel gioco equivale a mesi alle Hawaii senza lavorare per una settimana. Quindi, insomma, sono posizioni, diciamo, estremamente privilegiate. E comunque poi chi è qui resta, diciamo, ecco, vulnerabile. Resta, diciamo, poi con il cerino in mano, resta con un sito che è bucato, con queste, diciamo, problematiche che comunque sono dei problemi, va pulito e comunque agli occhi, diciamo, del search di Google resta, diciamo, non dico una penalità perché la penalità è una parola forte, però diciamo è un demerito questa cosa qua. Questo è un aspetto. Poi c'è l'aspetto, diciamo, dell'architettura, ok? Si può, diciamo, è duplice l'aspetto qui, diciamo, di architettura e anche di fichi. Quindi io che cosa posso vedere qui? Se, diciamo, nell'ottica di fare un'attività di mantenimento della propria del sito, io posso capire se qualcuno anche è entrato e mi ha inoculato delle pagine di malware per fare phishing e quindi se mi stanno facendo spam, perché è un'altra attività che si fa spesso, come si riesce a entrare o è spam. Cioè, scusate, o è phishing oppure è spam, cioè vi iniettano un mailer e vi sbragano completamente il sito, compreso il server che va in blacklist, con tutta una serie di problematiche che potete ben anticipare. E qui c'è un tool che chi lo usa forse non la sa questa cosa. Questa, diciamo, nelle opzioni di download, io riesco a mi genero dei report, ok? Quindi dalla videata principale faccio queste analisi generiche dal Site Explorer. Però poi, una volta che ho fatto l'esplorazione generica, posso fissare tutto questo in dei report che poi mi scarico in Excel e poi faccio dell'analisi a tavolino, insomma, razionalizzando tutto quelli che sono i dati che tiro fuori in funzione delle opzioni dell'analisi, ok? Perché posso fare una segmentazione molto spinta, posso chiedermi tutti i link di un periodo, di un mese, tutti i link che abbiano un anchor text piuttosto che un altro, il profilo di linking, per esempio, per avere tutti i link che abbiano, ad esempio, un valore di trust inferiore a 5, per esempio, perché sono alla ricerca di link potenzialmente tossici, no? Perché improvvisamente ho visto che è sceso la keyword più importante per me, no? Non sempre spessissimo, diciamo, l'anticamera della penalità è qualcosa di automatico, no? Che si manifesta su una particolare keyword perché è successo qualcosa. Allora io posso fare, diciamo, delle profilazioni dei report e scaricarmi proprio dei pezzi, quasi come fossero della mia storia nel profilo di backlinking. E dico storia perché è possibile, cioè c'è la storia degli ultimi 5 anni, quindi io riesco a vedere 5 anni indietro tutto quello che è successo, qual è l'excursus del mio sito, la vita vissuta in termini di linking del mio sito. E qui, in questo parametro qui, anziché indicare il numero minimo di link esterni pari a 1, gli metto lo 0 invece, lui mi scarica tutte le pagine di cui ha fatto lo spidering e quindi mi dà a raggi X
tutto quello che sa del mio sito, cioè tutta la struttura, cosa che Google non mi dà, anche se sa di tante pagine che magari esistono. O magari ho problemi a scaricarlo perché non so, non c'ho il frog, oppure perché magari c'ha problemi, perché magari il sito in quel momento non si riesce a scaricare tutto, perché non so, loopa Screaming Frog, non si impalla, e qui io riesco ad avere tutte le pagine che Majestic si è spiderato, che è uno spider molto potente, cioè paragonabile a Google. Quindi se so che il mio sito deve avere 150 pagine e vengo qui e ne trovo 1500, allora forse c'è qualcosa che non va, l'architettura è un po' labile, ci sono dei buchi, oppure c'è un sacco di roba vecchia. C'è un sacco di roba che è lì e che io vi consiglierei di cancellare anche dal Webmaster Tools. Va là e fa pulizia, perché se uno va là e fa pulizia, diciamo che poi potrebbe anche essere premiato. E questi, diciamo, erano un po' i topic, diciamo, in termini SEO che mi ero promesso di così darvi, diciamo, un po' in rassegna, anche per lasciarvi magari, ecco, qualche minuto per farmi adesso qualche domanda.